vuoi i turbo pantaloni al formaggio? Accontentato! Grazie, Cosmo! È il desiderio più formaggioso di queste ultime ore! Oh oh! Il tuo desiderio ha qualcosa di strano! No, andiamo! Tu e i tuoi presentimenti! Non fai altro che dire che i desideri non funzionano! Oh, e sbaglio? No! Ora Trixie si accorgerà di me! Desidero avere una personalità elettrica! Dovevo chiedere scarpe isolanti! Lo sapevo! È stato un po' sfortunato nei desideri! Stavolta andrà tutto perfettamente! Forza, dacci dentro! Che dicevi? Sono un sopicino al formaggio cotto al punto giusto! Insomma, è il quarto desiderio che non funziona! Non possiamo andare avanti così! Ehi, piccolo umano sfigato! I tuoi desideri fanno le bizze? Chiama la giusta desideri! In solo 5 giorni trasformerà il drago dall'alito di fuoco in un premuroso amico dei bambini dall'alito al sapore di menta senza zucchero! Urrà! Cosa? Non so che farmene del tuo giusta desiderio! Forse... perché no? Piacere, la giusta desideri. E HP! Il capo folletto che voleva dominare il fantamondo ma non ce l'ha fatta grazie a Timmy! Che sei tu? Perché stai gridando? Oh, l'ho imparato a un corso sulla memoria. Parlare a voce alta aiuta a ricordare le cose. Adoro le torte! Niente paura. Quella insana voglia che noi folletti avevamo di dominare il fantamondo appartiene al passato ormai. Giuro. E ora firma il contratto e passiamo alla fase esecutiva. Un brutto, bruttissimo presentimento riguardo i folletti. Forse il mio socio Jorgen Van Strangel vi convincerà. Lo chiamo. Coraggio, firma, fallo. O userò le tue ossa come stuzzicadenti. Va bene, sei riuscito a convincermi. In fondo, ai miei desideri urge una revisione. E adesso, il primo e unico punto del nostro programma prevede che tu non esprima desideri sbagliati per 5 giorni e dopo tutto tornerà a posto. O sono guai? Che tipo di guai? Lo scoprirai da solo. Non riesco a contare le amebe, sono troppo piccole. Desidero ingrandirle. Detto fatto! Quando esprimi un desiderio sbagliato, Cosmo e Wanda subiscono una forte scossa elettrica. E se insisterai, ogni volta le scosse aumenteranno di potenza. Cosa? Ma non è giusto, accidenti! No, ma è divertente, guarda. Scioccante, non è vero? Ah, giusto, devo annotarlo sul taccuino. Mai visto un cappello che è anche una penna? Non puoi cavartela così, desidero che i collari spariscano! No! È vietato dal contratto che hai firmato. E se infrangi il contratto, dovrai sostituire i tuoi fantagenitori con i folletti. È una delle postille, vedi? Accidenti, per 5 giorni non posso esprimere desideri sbagliati. Beh, non c'è problema, scommetto che ce la farò a non sbagliare desideri. Quando i porci avranno le ali. Morti non parlano. Oh, volete ascoltare una storia, piccoli amici? Vi racconterò di quando noi fantasmi terrorizzammo Dimmsdale.
Coraggio, miei prodi! Andiamo a mettere paura a quei porci! Piovono gatti e cani. Ancora desideri sbagliati, eh? Cosmo, Wanda, mi dispiace, non esprimerò più alcun desiderio per 5 giorni. Ma anche così violeresti il contratto e i fantagenitori verrebbero sostituiti dai folletti. È nella postilla dentro la postilla, vedi? Astuto come una volpe. È la fine! Soltanto quando si accende l'ultima tacca del collare. Il teschio con le ossa! Dimmi no! Non voglio diventare un pirata e vagare per Dimmsdale! Cioè, dove vivi tu? Ecco, è la lista dei desideri che ho approvato personalmente. Ti consiglio di attenerti a questa. Vuoi che desideri che il fantamondo sia governato dai folletti? No, toglietelo dalla testa! Beh, o quel desiderio o i pirati. Sta a te scegliere, Turner. Che faccio? Se violo il contratto verrete sostituiti dai folletti. E se sbaglio a desiderio avrete la scossa e poi sarete sostituiti. Beh, certo, le cose non sembrano mettersi troppo bene. Accidenti! Non c'è via d'uscita! Sezione 7, subparagrafo B19! Contratto annullato! Cosa? Se Timmy esprime un desiderio irresponsabile e allo stesso tempo anche responsabile, non possono darci la scossa e il contratto è da annullare! Palla a te ora! Irresponsabile e responsabile insieme, Ehi, HP, ho un bel desiderio! Vuoi esprimere il desiderio che il fantamondo sia governato dai folletti? In caso contrario, infrange il contratto e devi dire addio a Cosmo e a Wanda. Auguri a me. Auguri a me, è il mio compleanno. Ah, non preoccuparti, ho trovato un desiderio perfetto. Desidero che Cosmo e Wanda diventino di gomma! Mi dispiace, Turner, di addio ai fantagenitori. Cavolo. Beh, che ne dici, testone? Sono di gomma e la gomma non è conduttore di elettricità. E visto che non era un desiderio approvato, ora devi annullare il contratto. Perché era un desiderio responsabile. Ma era anche irresponsabile, guarda! E vai! Che rabbia, sono rimasto vittima dei miei stessi sotterfugi. Vediamo cosa dice al riguardo il mio socio Jorgen. Sotterfugi o no, trasformerò i tuoi fantagenitori in noiosissimi, tristi e niente affatto piacevoli. Folletti! Che strano! Non mi sembrava che Jorgen fosse di metallo e che avesse un filo elettrico al sedere. Jorgen non è affatto di metallo, ma il filo elettrico attaccato dietro potrebbe averlo! Avrei dovuto controllare, accidenti! Hai ragione! Desidero che torni il vero Jorgen Van Strangle! Allora, Timmy Turner, che vuoi? Ero al corso di cucina! Se mi si affloscia il soufflé dentro al forno, ci metto te, intesi? Ehi! Va perfezionato il controllo di questo Jorgen Robot. Signori, ricorderete tutto il mio tirapiedi, Sanderson. Sanderson, saluta, prego. Buongiorno, signori. Allora, tu non eri schierato con i folletti? Cosa? I folletti? Perché dovrei stare con quegli smidollati? Voglio dire, non siamo più di gomma! Esaudite solo desideri piacevoli o sono dolori! Oh, beh, scherzavo! Naturalmente i miei desideri torneranno normali, vero? Oh, sicuro che te ne sei rimasto ancora uno di quelli sbagliati? Beh, forse... Meno male, c'è qualcuno più noioso di noi. Oh, mi sta diventando bioironico.
Lui non ha fini!